Ciao ragazzi, continuano le nostre video lezioni. Per storia di quinta, oggi vediamo l'ultimo argomento riguardante la seconda guerra mondiale. Quindi, dopo aver visto come sono andati i fatti proprio della guerra e il tema della Shoah, oggi vediamo, come avete visto dal titolo, la resistenza. Che cos'è intanto la resistenza? Diciamo che è quel movimento che si è sviluppato in Italia come nel resto d'Europa in risposta alle dittature nazista e fascista. Ora, principi di resistenza esistevano già quando c'erano i due regimi e erano, diciamo, dagli stessi regimi contenuti, però c'erano già stati. Pensate a tutti i vari politici mandati al confino durante la dominazione fascista. O eliminati come è successo per Matteotti fisicamente, oppure se pensate ad esempio durante il nazismo a tutti coloro che cercarono di combatterlo, ai giovani studenti della Rosa Bianca, che erano un gruppo di giovani universitari che tentò con dei volantini di far capire qual era cosa accadeva in Germania. Oppure di una coppia di tedeschi che dopo la morte del figlio cominciarono a lasciare delle cartoline in giro nei palazzi del potere in Germania proprio per svegliare la coscienza dei tedeschi stessi. Oppure le resistenze dei paesi occupati, come avvenivano in Francia, come avveniva ad esempio anche in Olanda, anche solo di quelle persone che nascosero ebrei o personaggi considerati comunque pericolosi. Ma il vero e proprio sistema di resistenza si sviluppa nella seconda parte della guerra, dalle circa 43 in giù. In Europa possiamo ricordare in Francia che Charles de Gaulle da Londra cercava di creare con l'aiuto degli inglesi, di creare un esercito che riuscisse a entrare in Francia insieme alle pattuglie proprio dei giovani che lavoravano dentro la resistenza in Francia. Oppure in Polonia, ad esempio, ci furono due grandi insurrezioni, quella del ghetto di Varsavia nel 1943, che porterà avanti nell'aprile del 1943 un'insurrezione all'interno del ghetto, quindi vi avevo già detto l'altra volta come vivevano nel ghetto, potete immaginare. Però con l'aiuto anche di alcuni polacchi erano riusciti ad avere delle armi di contrabbando, poi le avevano costruite loro, anche delle munizioni, ed erano riusciti a resistere per un mese prima che venisse rasa al suolo il ghetto. E poi è successo così anche a Varsavia, che è stata rasa al suolo. Oppure quello che è successo in Jugoslavia e in Grecia, dove in realtà si è poi formata una guerra civile. In Jugoslavia i partigiani, i monarchici hanno combattuto contro quelli comunisti di Tito e poi ha vinto Tito. Invece in Grecia è scoppiata proprio la guerra civile, c'erano i monarchici appoggiati dagli inglesi dopo che i tedeschi erano stati mandati via e i comunisti, c'è stata una guerra civile fino al 48. Che cosa succede invece in Italia? Allora, l'Italia, sapete, nel 43 ve l'avevo accennato. Il 25 luglio del 1943 il Gran Consiglio del Fascismo destituisce Benito Mussolini. Lui dà le dimissioni e viene incarcerato. L'8 settembre Vittorio Emanuele III fa un proclama dicendo che ha dato l'incarico di governo all'ufficiale Badoglio. A questo punto gli inglesi e gli americani iniziano la loro invasione da partendo, ve l'avevo già detto, dalla Sicilia. Il problema qual è? Che contemporaneamente anche i tedeschi che si sentono traditi si presentano dal nord e non vengono fermati, anzi liberano lo stesso Mussolini e lo portano a Salò. L'Italia viene divisa in due. Perché? Perché subito dopo il proclama Vittorio Emanuele III farà un errore che gli costerà poi la corona. Perché? Perché decide di scappare insieme al governo a Brindisi e abbandona quindi Roma senza una protezione e senza dare delle direttive precise ai soldati. L'Italia è divisa, come vi dicevo, in due.
E questo se ne risente particolarmente, diciamo, chi combatte, perché l'esercito non sa più a chi dover fare riferimento. E ci sono molti atti di soldati che combattono fino all'ultimo, come accadde a Cefalonia, contro i tedeschi, per cercare di mantenere le loro postazioni, perché non sanno se abbandonarle, se doverle tenere. Viene detto che devono seguire gli ordini del proprio generale, ma neanche loro, poveretti, sanno più cosa devono fare. E quindi si crea un po' il caos. Che cosa succede quindi? Gli italiani sono abbandonati a loro stessi, perché il re è andato a rifugiarsi a Brindisi e al nord divampa la Repubblica Sociale. Vediamo bene che cosa succede. Allora, il 9 settembre del 1943, i partiti che erano rinati dopo la caduta del fascismo, il Partito Liberale, il Partito Comunista, il Partito Socialista, la Democrazia Cristiana, il Partito d'Azione e il Partito Socialista dei Lavoratori, si riuniscono nel CLN, Comitato di Liberazione Nazionale, che ha poi uno specifico gruppo, il CL, cioè il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, CLAN, che è adibito proprio alla liberazione del nord, dove ancora devono arrivare gli alleati. Allora, calcolate che fino alla prima linea rossa che vedete partendo dal basso, vicino a Napoli avevamo la linea Gustav. La linea poi cosiddetta gotica ce l'abbiamo proprio a confine con Pesaro, sostanzialmente, l'ultima linea rossa che vedete, ed è sostanzialmente il confine che divide quella che è la Repubblica Sociale da quelli che saranno poi i territori del cosiddetto Regno d'Italia. L'Italia in qualche modo si sente, calcolate, da Napoli in su è praticamente territorio tedesco. L'Italia non sa più veramente dove a chi santo quasi rivolgersi, perché è una situazione difficilissima. In più, diciamo che il CLN vorrebbe avere un ruolo, nel senso che sono tutti cittadini italiani che vogliono combattere per la liberazione per il proprio paese, però gli alleati, che sono quelli che governano il sud Italia sostanzialmente, non riconoscono come istituzione il CLN, ma riconoscono come referenti solo il governo Badoglio e il re, e ai quali è stato dato poi il nome al Regno d'Italia come sostanzialmente un alleato degli Stati Uniti. Il CLN vorrebbe avere, come vi dicevo, un ruolo. E quindi si creano i primi dissidi con gli alleati. Si arriverà nella primavera del 1944, sostanzialmente con i patti di Salerno, a una conclusione attraverso il quale il CLN verrà riconosciuto dagli alleati, ma dovrà accettare il fatto che deve riconoscere la corona, perché la maggior parte dei politici che collaborano al CLN vorrebbero non avere più la monarchia, sentendosi traditi dal loro re, vorrebbero invece passare a un governo repubblicano. Ma per poter collaborare con gli alleati decidono, diciamo, di accettare di essere ancora sotto il re. A questo punto, che cosa succede? Che il CLN diventa un elemento di collaborazione, un organo di collaborazione con gli alleati, ma non sarà l'unico dissidio che incontreranno, diciamo, lungo il loro percorso. E più di una volta alleati e partigiani andranno a scontrarsi, soprattutto perché i partigiani volevano un'autonomia politica che inizialmente gli americani non volevano dare all'Italia. Cosa succede intanto al nord? Mentre si sta armando quindi il centro-sud per liberare gli altri territori, nel nord divampa la Repubblica di Salò. Mussolini viene messo a governo di questa repubblica un po' perché è un mito per i fascisti della prima ora, ma in realtà è un fantoccio, perché chi governa sono i tedeschi.
Tanto che nel gennaio del 1944, dopo il processo di Verona, vengono fucilati coloro che del consiglio ristretto del Gran Consiglio del Fascismo hanno tradito Mussolini, tra cui lo stesso Galeazzo Ciano. Cioè il genero viene fucilato e Mussolini non può fare nulla, perché in realtà non vale la sua parola quanto quella di un qualsiasi altro italiano in quel momento. Sono i tedeschi, sotto false mentite spoglie, ad avere il potere, tanto che nella Repubblica di Salò, a parte i ferventi sostenitori di Mussolini, vengono tutti chiamati giovani a combattere, e chi non va a combattere rischia la vita se si nasconde tra i gruppi partigiani, ma rischia a far rischiare la vita anche le famiglie, perché se non riescono a trovare il giovane che fugge, trovano le famiglie. Quindi capite che c'è un clima di terrore. È una serie di scioperi perché molti italiani del nord non accettano la situazione. Il problema è che i nazisti sono in questo momento talmente arrabbiati nei confronti degli italiani che si comportano quasi come un territorio conquistato, e quindi introducono la deportazione di massa degli ebrei, e un sacco di ebrei del nord vengono mandati ad Auschwitz, tra cui ad esempio Liliana Segre, di cui avrete sicuramente sentito parlare. Il 16 ottobre del 43 il ghetto di Roma viene rastrellato nella notte del 16 ottobre, così a sorpresa. Ora, non saranno gli stessi rastrellamenti che potevate trovare nei ghetti dei territori comandati dai nazisti, perché ovviamente siamo comunque in Italia e gli italiani hanno sempre avuto, la maggior parte perlomeno, un atteggiamento differente nei confronti degli ebrei, tanto che nelle stesse testimonianze che oggi ci sono trasmesse si racconta di un sacco di persone che hanno salvato, bambini e persone che fuggivano dai palazzi del ghetto di Roma, e anche addirittura di poliziotti che entravano prima dei tedeschi e dicevano: fuggite, perché stanno rastrellando tutti gli ebrei, non solo gli uomini. E quindi dovete capire anche che ne furono presi diverse centinaia, ne ritornarono solo una ventina, ma per fortuna molti riuscirono a fuggire. Ma questo non smise la volontà dei tedeschi di far fuori tutti gli ebrei italiani. Tantissimi sono stati deportati, prima a Fossoli e vicino a Modena e alla Risiera di San Saba, per poi essere portati nei temibili campi di concentramento in Polonia. Mentre succede tutto questo, al nord si creano dei gruppi di giovani, comunisti, socialisti, democristiani, dei vari partiti antifascisti, sulle montagne del nord, proprio per combattere il nazismo principalmente e il fascismo. E sono questi gruppi di partigiani che vanno appunto a unirsi alla lotta partigiana che si stava creando in tutta Italia. Che cosa succede? Che molto spesso i nazisti rispondono agli attacchi dei partigiani nel modo più tremendo. Se venivano uccisi 10 nazisti, venivano uccise 100 italiani, ma 100 italiani presi a caso, quindi anche tra la popolazione, tra i contadini. Pensate che a Marzabotto hanno messo tutto il villaggio dentro la chiesa, l'hanno messa a ferro a fuoco, e non è stato l'unico caso. Anche a Sant'Anna, mi pare in Toscana, se non ricordo male, comunque nell'Appellino Tosco-Emiliano, i nazisti hanno fatto tutta una serie di rastrellamenti prendendo chiunque capitava e uccidendolo, proprio per punire i partigiani. Pensate alle Fosse Ardeatine, l'anniversario è di questi giorni, del 24 marzo del 1944, quando per aver ucciso 32 nazisti vengono uccisi 335 italiani. Alcuni presi a caso, dei prigionieri italiani, tra cui anche alcuni ebrei, però dei 335 fucilati così. Contemporaneamente nasce il Corpo Volontari della Libertà, che viene riconosciuto dagli alleati, e inizia la collaborazione con gli alleati. Il problema è che questi partigiani cercano in tutti i modi di difendere l'Italia, ma
Le difficoltà sono sempre maggiori, soprattutto dopo, come vi dicevo, l'eccidio di Sant'Anna e di Marzabotto del 44 in entrambi i casi. Gli alleati non vedono di buon occhio questi partigiani perché sono dei giovani che poi vorrebbero avere una loro autonomia anche nel governo, si dimostra un po' anche dalle loro idee. E avviene il cosiddetto proclama Alexander nell'autunno del 44 che proibisce qualsiasi attacco da parte dei partigiani fino alla primavera dell'anno successivo. Però a Firenze, che si stava proseguendo nella liberazione, abbiamo un'ultima razzia nazista. Per questo, in una situazione così di emergenza, gli alleati riconoscono il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, lo riconoscono istituzionalmente, quindi a questo punto il CLNAI dovrà sottostare un po' alle volontà degli alleati, ma hanno libera possibilità di combattere. E tra la fine del 44 e l'inizio del 45 cambia anche il modo di combattere. Non si combatte più nascosti in piccoli gruppi sulle montagne, ma la battaglia si sposta in pianura e vengono coinvolte proprio le popolazioni, cioè artigiani, operai che prima da allora erano semplicemente la popolazione che subiva il dominio tedesco, comincia ad aiutare gli stessi partigiani. E queste insurrezioni che si sviluppano provocano quindi poco alla volta l'allentamento del potere nazista che perde sempre più città, perché queste avvengono soprattutto all'interno delle città importanti come Genova, Milano, e tra il 24 e il 26 aprile più o meno tutta l'Italia viene liberata. Il 28 aprile Mussolini viene preso e fucilato e poi il suo corpo morente verrà esposto a Piazzale Loreto. Oggi usiamo come data della liberazione il 25 aprile, proprio perché è stato il giorno della liberazione poi di Milano. E così con questo processo di liberazione si conclude la Seconda Guerra Mondiale in Italia. Come abbiamo già visto 2 volte fa, in realtà la guerra, soprattutto per gli Stati Uniti e il Giappone, continuerà ancora. Però per l'Italia l'aprile del 1945 indica il momento in cui la guerra finalmente finisce. Una guerra che da guerra a livello mondiale è passata a essere, seppur per un anno, ma un sanguinosissimo anno, anno e mezzo, una guerra civile.